Lo studio comparato di numerose esperienze urbane, in particolare quelle di Helsinki, Zurigo, Bilbao, Sesto San Giovanni e Reggio Emilia, dimostra che il progetto urbano, nel suo doppio significato, non è solo un'utilissima chiave di lettura, ma si profila come modello generale di rappresentazione e costruzione della città contemporanea. In quest'ottica, Maurizio Russo, nel libro Il progetto urbano nella città contemporanea, racconta l'esperienza di Salerno nel panorama europeo analizzando il processo di trasformazione della città avviato oltre 15 anni fa dal sindaco Vincenzo De Luca e dall'urbanista catalano Boigas sulla base di un programma politico strategico attuato attraverso progetti urbani. Il libro di Maurizio Russo è stato presentato ieri al Comune di Salerno nel corso del convegno Salerno Città Europea. Assieme al libro di Russo è stato presentato anche il libro di Benedetto Gravagnuolo, Metamorfosi delle città europee all'alba del XXI secolo, che documenta le trasformazioni avvenute in 23 città europee nei primi 10 anni del terzo millennio. Secondo l'autore, le città cambiano più o meno rapidamente nel corso del tempo e non sempre le trasformazioni producono un'evoluzione positiva della struttura urbana, recando una crescita economica, civile e culturale nel contesto sociale, registrabile in un miglioramento della qualità della vita quotidiana. A partecipare al convegno ieri anche l'architetto Mario Botta, che a proposito di urbanistica ha sottolineato come siano necessari dei limiti al fine di non perdere la propria identità territoriale. Dunque, ha detto Botta, è necessario preservare la memoria e i centri antichi della città, cui fa riferimento nel moltiplicarsi di centri commerciali, sportivi, residenziali e religiosi. Se si perde il senso del centro e del limite, si perde anche il senso di vivibilità della città.